Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Vedo che siete in tanti ed è una bellissima cosa. Io vi farei un applauso proprio da iniziare. Significa che Darisano risponde a certe tematiche. Sa cosa significa, sa quanto sono importanti certe tematiche. Come amministrazione abbiamo voluto questo evento, il ricordo della 28ª giornata delle vittime innocenti della mafia. E l'abbiamo voluta perché questi temi sono molto importanti per la nostra società, perché come avete potuto vedere noi l'abbiamo chiamato Armi di Libertà, questo incontro contro ogni forma di violenza. Armi di Libertà perché non abbiamo armi di fuoco, no, non abbiamo mitra, noi abbiamo delle sole armi, quelle della memoria, quella di non far cancellare la storia di chi ha perso vita per qualcosa di più grande. E infatti le nostre armi sono queste qui. E come potete vedere sui lati della sala ci sono questi tasselli di puzzle. Ogni tassello, non abbiamo potuto riportare tutte le vittime innocenti di mafia, ma sono alcuni nomi di questi eroi, di queste persone così importanti. E lì c'è la data della morte, il loro nome, e poi c'è un'impronta, una mano che è quello che loro ci hanno lasciato. Cosa hanno fatto dopo, e cosa hanno fatto durante e cosa hanno fatto dopo loro. Noi vorremmo che tutti questi tasselli si unissero in un solo unico quadro. Devono far parte tutti della nostra vita e della nostra società, per avere una società civile, una società giusta, una società di giustizia. Mi sono permesso di fare questo video. Oggi avremo con noi, abbiamo l'onore di avere con noi dei grandi rappresentanti che hanno lottato, lottano ancora per la legalità. Abbiamo il dottore Bruno Manco, il nostro comandante della Polizia Locale del Comune di Arisano. Abbiamo il dottore Francesco Capezza, referente dell'Associazione Libera del Presidio di Casarano, Angelica Pirtoli. Il dottor Francesco Mandoi, ex procuratore nazionale antimafia aggiunto. E poi abbiamo don Antonio Coluccia. Abbiamo anche qui il viceprefetto, la dottoressa Gwendalina Federico. E ringrazio tutte le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, che sono oggi qui in questa a presentare la legalità, la giustizia. Io vorrei ricordare solamente una cosa: in un puzzle, una sera di un puzzle, c'è il nome di Renata Fonte. Ieri ricordo la data della morte di Renata. Ecco, lì abbiamo scritto proprio quello: Renata Fonte, morta il 31 1984. Lei ha lottato per una cosa importantissima. Noi ora possiamo andare a vedere questo bellissimo posto che è il parco di Porto del Vaggio grazie alla sua lotta. Lei ha perso la vita per trovare un posto da lasciare a tutti noi e ai nostri figli. Grazie Renata, grazie a tutte le vittime. Ora io passerò la parola a Luigi Vidano, il sindaco di Arisano. Grazie a voi e grazie a tutti. Allora, anche da parte mia è d'obbligo il saluto, e che non era scontato un sabato pomeriggio a quest'ora in questa sala consiliare ci fosse tanta gente. Naturalmente abbiamo ospitato altre iniziative come questa, lo dico a beneficio di chi non conosce bene Taurisano, perché Taurisano è un paese, una città che i suoi problemi li ha vissuti e che non sono molto diversi da quelli di altre realtà grandi di Taurisano. E credo che nel momento in cui l'assessore ha fatto riferimento, ha richiamato una parola, memoria, io credo che questo termine, rappresenti la chiave di volta per comprendere di che cosa stiamo parlando. Perché nessuno di noi può avere la pretesa di proiettarsi in avanti
se dimentica quello che è successo. Io non ho mai creduto a quella frase di Cicerone, historia magistra vitae, ma non ho creduto per un semplice fatto: siccome sono molto razionale, difficilmente mi lascio coinvolgere dalle situazioni. E dico a me stesso che se praticamente quella lezione fosse stata appresa, probabilmente la storia o le vicende sarebbero andate in maniera diversa, il che significa che la storia, come storia, non è che abbia insegnato poco. Chi avrebbe dovuto capire la lezione della storia non l'ha capita. E siccome non più tardi di un mese fa abbiamo avuto un incontro con il nuovo prefetto di Lecce, rappresentato questa sera dalla dottoressa Federico, a Casarano in materia di ordine e sicurezza pubblica, e allora in quel contesto, come sindaco del comune di Taurisano, che la storia dimentica, avendo dall'alto assolto a questa funzione dal 2001 al 2011, quindi questo è il terzo mandato, conosco benissimo le vicende. Anche perché abbiamo vissuto una situazione, un momento nel quale la legge 96, quella sulla confisca dei beni alla criminalità, cominciava a trovare applicazione anche dalle nostre parti. Perché se è vero che la legge è nata prima del 2000, è anche vero che la sua applicazione è stata piuttosto graduale. E quella vicenda dell'applicazione di questa legge a Taurisano, per quanto riguarda il comune di Taurisano, il sottoscritto l'ha vissuta e l'ha vissuta intensamente, assumendo la responsabilità. Perché la parola importante, il valore importante al quale fare riferimento è soprattutto, è anche questo, responsabilità. Ossia, bisogna assumersi la responsabilità personale, ma anche la responsabilità istituzionale nel momento in cui si tratta di fronteggiare determinate situazioni. Io ricordo come fosse ieri quella serie di con diversi prefetti, perché i prefetti cambiano ogni tanti anni, per arrivare praticamente a definire la situazione di Taurisano, perché Taurisano aveva una storia particolare. Taurisano ha avuto, anche per dirla tutta, lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Per cui quando quella sera a Casarano si cominciò a parlare, perché stanno accadendo dei fenomeni, si stanno manifestando delle situazioni nella nostra circoscrizione territoriale che non lasciano ben sperare se non vengono affrontate adeguatamente per tempo, io mi permisi di dire, alla presenza anche di altri colleghi, che se si voleva avere contezza di quale è il rischio che si corre nel momento in cui si deve affrontare un fenomeno del quale emerge una parte, ma è la minima parte, il resto è sommerso, e ciò che fa paura soprattutto la parte sommersa, perché quello che si vede è poco. Tutto sommato si può dire, vabbè, ma se questo diventa quasi un fenomeno fisiologico, e invece sotto c'è qualcosa che è molto più grave. Mi permisi di dire al prefetto, guardate, se vogliamo renderci conto di che stiamo parlando e con che cosa abbiamo a che fare, la storia di Taurisano da questo punto di vista è emblematica, molto da insegnare. Tanto è vero che col prefetto abbiamo fissato un appuntamento a Lecce diretto personale proprio per affrontare determinate situazioni. Ed è in virtù di quello che a Taurisano è successo che è stato insediato il commissariato di pubblica sicurezza. Taurisano è uno forse dei comuni più piccoli d'Italia nei quali esiste un commissariato di pubblica sicurezza. C'era la caserma dei carabinieri, perché le caserme dei carabinieri si trovano in tutti i comuni, però nel momento in cui qui si verificarono delle situazioni che dovevano essere attenzionate non soltanto per quanto riguarda Taurisano, ma un territorio molto più ampio, si ritenne istituire il commissariato di pubblica sicurezza. Di quel commissariato si è parlato tanto, al punto che quando i fenomeni sono diminuiti, per cui dell'iceberg, sì, cominciava, diciamo così, a restare poco come apparenza, si prospettava la possibilità di trasferire il commissariato. Noi ci siamo impuntati per fare in modo che il commissariato restasse, ed il commissariato oggi a Taurisano c'è, continua ad esistere ed opera non soltanto a livello taurisanese ma a livello di area vasta, praticamente a tutto il Basso Salento, perché a Gallipoli c'è l'altro, tutto il Basso Salento, diciamo, viene attenzionato dal commissariato oltre che dall'arma dei carabinieri che è presente in ogni comune. Aggiungo anche, giusto per completare la conoscenza di questa città, che è la città del filosofo Giulio Cesare Vanini. Ora non so quanti di voi lo conoscono, vedo che qui c'è anche uno
e gli studiosi internazionali di Vanini, il professor Francesco Raimondi, che sicuramente potrebbe dire molto e meglio di me a proposito del Vanini, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Poiché Daurisano ha anche una vita dal punto di vista culturale molto attiva, sino a qualche tempo fa c'è stata una testata giornalistica, era un mensile, chiamato Presenza Daurisanese, il quale sul frontespizio in prima pagina aveva citato una frase del Vanini che si trova nella seconda opera, nel De Admirandis, no? La quale dice: figmenta pade facere, professore, la vuoi completare? E fraude sede decere. Praticamente, che cosa dice questa frase? Dice praticamente quella che dovrebbe essere la missione e l'impegno di ciascuno di noi, soprattutto nel momento in cui si assolve ad una funzione pubblica. Fraudes dedegere, svelare gli inganni, figmenta pate facere. Questa testata non c'è più. Io ringrazio il direttore che l'ha diretta egregiamente sino a qualche tempo fa, ma non significa che l'attenzione nei confronti di questi problemi sia venuta meno. A proposito delle armi che noi abbiamo per combattere questo fenomeno, non si tratta di inventare chissà che cosa, allo stesso modo in cui Don Antonio non credo che abbia inventato chissà che cosa. Esercita il suo ministero e la sua pastorale secondo quelli che sono i dettami del Vangelo, tra l'altro, no? Che è uno dei testi, diciamo così, insieme all'intera Bibbia, che io considero, non è un caso che si chiami Bibbia, il libro dei libri da tanto da insegnare, ha esercitato semplicemente il suo magistero assolvendo a quella che è la sua missione, a quella che è la sua funzione. Solo che l'ha fatto evidentemente con una intensità e con una volontà e con un impegno e con un margine di rischio non secondario, per cui è costretto a viaggiare anche con la scorta, perché evidentemente ha dato fastidio a qualcuno, perché quando si entra in certi ambiti evidentemente a qualcuno si dà sempre fastidio. Ed allora chi si sente infastidito si sente anche autorizzato dal suo punto di vista a ricorrere alle minacce, per cui una persona vede privata la sua libertà, parzialmente privata, in virtù di che cosa? Di un agire cristallino, adamantino, trasparente, che va nella difesa di difendere quelli che sono i valori fondamentali della convivenza civile. Mettiamo da parte anche le considerazioni di carattere religioso, uno può essere cristiano, musulmano, cattolico, quello che vuole, però ci sono dei valori fondamentali che sono alla base della convivenza civile e che tutti dobbiamo conoscere e tutti dobbiamo difendere. Quali sono le nostre armi? Che cosa abbiamo per difenderci? Se praticamente vivessimo nel miglior mondo possibile, l'Eden, non ci sarebbe bisogno di nulla. Ma siccome, sia che si creda, sia che non si creda, il peccato originale è stato commesso, è chiaro che non esiste il migliore dei mondi, esiste la realtà nella quale noi viviamo. E che cosa possiamo fare per fare in modo che questa realtà funzioni nel miglior modo possibile? Beh, quello che è stato fatto nel momento in cui le comunità e le società sono nate. Sia per avere una comunità, per avere una società, per avere uno Stato, servono tre elementi che sono indispensabili. Un popolo, un territorio ed un ordinamento, una legislazione. Tutti noi in giro andiamo a dire, non c'è talk show televisivo nel quale non si dica in tutta scioltezza, tranquillità, abbiamo la Costituzione più bella del mondo. Beh, averla, ammirarla e dire che è la più bella e poi di fatto trattarla come se non esistesse, beh, non credo che sia la miglior cosa. Forse converrebbe averne una meno bella, ma praticarla anziché averne una bellissima e tenerla lì semplicemente come specchietto per l'allodole. Ed allora, per arrivare alla conclusione, io credo che questi fenomeni possono essere combattuti. Non sono fenomeni di oggi, la storia ce lo insegna, c'è sempre stato uno Stato e un antistato. Il problema si pone quando? Quando la zona di confine tra lo Stato e l'antistato comincia a diventare labile, per cui l'antistato si compenetra a vicenda, quello che sta accadendo adesso, no? Con la crisi, diciamo così, idrica, non piove e allora l'acqua dei fiumi diventa salata perché anziché essere il fiume a sfociare a mare è il mare che penetra nel fiume. E allora, quando questi due fenomeni cominciano, diciamo così, a compenetrarsi l'uno con l'altro, è chiaro che la situazione peggiora e la situazione può portare veramente a situazioni inimmaginabili. Può saltare quella che è la civile convivenza. Noi abbiamo semplicemente il diritto di applicare la legge e pretendere che venga applicata. Facile a dirsi, difficile a farsi, molto difficile,
Però la responsabilità di ciascuno di noi nel momento in cui si sente parte attiva di una comunità è questa. Ossia, non ci sono vie di mezzo, non bisogna inventare assolutamente nulla. La legge è fatta proprio per fare in modo che nel momento in cui qualcuno esce fuori dal seminato, tanto per usare delle espressioni gergali molto note, rientri nei ranghi. Se non accetta di rientrare nei ranghi, è chiaro che ad un certo momento deve sottostare a quelle che sono le conseguenze che la legge prevede. La legge non l'ho fatta io, non l'ha fatta nessuno di noi singolarmente, è espressione della volontà di un popolo, obbedisce a quella che è la Costituzione italiana e naturalmente ognuno, se sbaglia, se ne assume la responsabilità e le conseguenze. È facile? Non è facile. Se l'Europa, sto parlando della situazione attuale, visto che c'è questo flusso di denaro, il famoso PNRR, no? Che dovrebbe portare tanto beneficio alla società italiana, alla nazione italiana, non so che cosa succederà, perché poi chi i problemi li vive direttamente sul campo si rende conto di quante e quali sono le difficoltà in questa materia. Dal mio punto di vista dico che ce ne sono tantissime, non sono soltanto quelle derivanti dai limiti delle pubbliche amministrazioni. Ci sono limiti obiettivi derivanti da un contesto culturale che è quello che è, quello italiano in genere, quello meridionale in particolare, perché noi siamo abituati alla cultura del rinvio, no? Siccome viviamo anche in condizioni meteorologiche tutto sommato tranquille, siamo abituati a dire, sai, tanto domani il tempo è bello, potrò fare quello che non ho fatto oggi, non semino a ottobre, semino a novembre, se non semino a novembre, semino a dicembre. Nel momento in cui i tempi diventano stringenti è chiaro che ad un certo momento devi superare questo modo di fare, diversamente non vai da nessuna parte, ed è uno. Poi non abbiamo, oltre al tessuto culturale, neanche un tessuto imprenditoriale all'altezza. Non ci sono imprese, almeno io ne conosco pochissime, che sono nella condizione reale, effettiva, di portare a compimento un rapporto contrattualizzato con la pubblica amministrazione, per cui è chiaro che li scattano le famose zone d'ombra, per cui si sa come si parte e non si sa come si va a finire. Ma queste sono considerazioni che questa sera non è il caso neanche di approfondire o di considerare appunto più di tanto. Quindi, per chiudere, perché poi passo la parola a coloro i quali hanno sicuramente maggiore esperienza di me in questo settore, io vi ringrazio per essere venuti a Taurisano, per aver aderito all'invito. Dico che questa sala consiliare di incontri di questo tipo ne ha avuti parecchi, soprattutto nei primi anni del 2000, con la presenza anche di autorità statali, sottosegretari di Stato, per parlare di questi problemi. Dico anche che la condizione di Taurisano oggi, non ho difficoltà a dirla, probabilmente, anzi sicuramente, è meno problematica di quella di altre realtà, grazie anche alla presenza delle forze dell'ordine, carabinieri e commissariato di pubblica sicurezza. Dico però che non si possono dormire sonni tranquilli, perché quella parte sommersa ad un certo momento continua ad esserci e potrebbe da un momento all'altro portare a situazioni del tipo di quelle che abbiamo già vissuto. Per quanto riguarda, e chiudo veramente, i beni confiscati alla criminalità, noi a Taurisano ne abbiamo 5, se non vado errato assessora, 5 beni confiscati. Operativi, ossia, perché nel momento in cui vennero confiscati io chiarii in maniera netta che Taurisano non aveva le risorse economiche per fare in modo che quei beni potessero essere sistemati per essere poi adibiti a ciò che la legge prevedeva che dovessero assolvere. Ottenemmo i finanziamenti, i beni sono stati tutti sistemati e ristrutturati benissimo, ospitano dei servizi sociali, l'ultimo lo abbiamo candidato non più tardi di qualche giorno fa a luoghi comuni, proprio per avere la possibilità di dare testimonianza proprio fisica, visiva, è chiaro, del fatto che un bene sottratto alla criminalità viene utilizzato a servizio della comunità e soprattutto grazie alla partecipazione, all'impegno, alla gestione diretta di giovani che rappresentano non il domani, perché si dice i giovani rappresentano il domani. Per me i giovani rappresentano l'oggi e il domani, soprattutto l'oggi. Questo giusto per dire che per quanto riguarda l'amministrazione pubblica di Taurisano non ci sono né remore né difficoltà ad andare avanti con la schiena dritta, sapendo che ad un certo momento qualche fastidio lo si può anche dare, o meglio, qualcuno si potrebbe pure sentire infastidito, però andare avanti con la schiena dritta significa
sapere quali sono le leggi, quali sono gli ordinamenti, impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare. Vi ringrazio. Adesso un saluto alla dottoressa Federico, ti avrei dovuto chiamare prima, scusami. Buonasera a tutti. Io vi porto i saluti del prefetto di Lecce Luca Rotondi, che non è potuto essere presente oggi, ma ci teneva ad assicurare la partecipazione della prefettura a questa manifestazione, per la quale ovviamente ringrazio l'amministrazione comunale. Tanti sono stati gli eventi realizzati a livello nazionale e territoriale nell'ambito della 28ª giornata in ricordo delle vittime della criminalità organizzata. Eventi di questo tipo ovviamente testimoniano una particolare attenzione a questo tema da parte della nostra comunità salentina e della comunità taurisanese in particolare, che, come si ricordava prima, ha vissuto molto negli scorsi decenni la violenza stragista della criminalità organizzata, con numerosi attentati rispetto ai quali è stata incessante ovviamente l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine per assicurare i colpevoli alla giustizia. E ancora oggi l'azione delle istituzioni è chiaramente molto forte, sono tanti gli strumenti che sono stati introdotti dalla legislazione vigente anche nell'ambito della prefettura, con le misure di prevenzione amministrativa antimafia, il supporto agli enti locali nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e tutte le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in senso ampio. È un'attività che deve proseguire oggi con ancora più vigore rispetto al passato, perché la circostanza che la criminalità organizzata negli ultimi anni abbia un po' abbandonato i metodi basati sulla violenza e abbia scelto delle strategie un po' più silenziose, basate principalmente sull'infiltrazione nell'economia legale e delle volte anche nelle pubbliche amministrazioni, non ci può far abbassare la guardia. E quindi è necessario che al fianco delle istituzioni oggi ci sia un impegno sempre maggiore da parte della società civile, delle nostre comunità territoriali, del terzo settore e chiaramente delle giovani generazioni per la promozione di iniziative come quella di stasera. Iniziative volte alla diffusione e alla promozione della cultura della legalità e dei valori civici, perché solo attraverso un vero mutamento della coscienza collettiva potremmo davvero sconfiggere il fenomeno mafioso. Grazie. Io, collegandomi a quello che ha detto il sindaco prima di fare continuare il dialogo al dottore Bruno Manco, proprio sui beni confiscati, noi abbiamo due bellissime realtà, due beni confiscati che sono gestiti da due associazioni che fanno un lavoro bellissimo sul territorio. Una è Fattoria Pugliese, l'altra è l'Associazione del Sole. Una si occupa più di politiche giovanili, l'altra si occupa di disabili e fa tanto volontariato. Quindi sono due bellissime realtà e noi ci siamo liberati di quello che era prima e adesso invece abbiamo la possibilità di avere questi due bellissimi immobili per la collettività. Ora continueremo il dibattito con l'intervento del comandante, quale poi è la persona più vicina, no, ai problemi dei cittadini, diciamo. Quindi prego, dottor Bruno Manco. Grazie assessore, buonasera a tutti e grazie per l'intervento. Scusate l'emozione, ma per me insomma è la prima volta che parlo davanti ad una platea di questo argomento. Sono abituato a parlare di legalità in genere con i bambini, perché comunque nel nostro progetto, tra i nostri obiettivi, c'è quello proprio di fare l'educazione alla legalità nelle scuole. Ovviamente quando si va nelle scuole a parlare ai bambini di legalità, si parla innanzitutto di rispetto delle regole. Le maestre a questo ci tengono tantissimo, no? Loro dicono che il comandante è qui, è in divisa, perché il suo compito è quello di far rispettare le regole. Quindi per noi insomma questo percorso scolastico è molto importante. Ed io ho notato una cosa, che quando praticamente io in divisa vado nelle scuole materne, i bambini stravedono. Nelle scuole elementari stravedono un pochino di meno, nelle scuole medie, alle scuole superiori
già ci chiamano sbirri. Ecco. Ecco, ed il termine sbirro è quel termine che storicamente, no, allontana la cittadinanza dallo Stato, perché la cittadinanza, soprattutto quella malavitosa, vede nello sbirro lo Stato. Io ovviamente ho voluto fare in questa serata, mi scuseranno il magistrato che è molto più preparato di me, anche se io vengo comunque dall'avvocatura, per non parlare poi di Don Antonio che con l'esperienza con i giovani, tanto di cappello ovviamente, io ho voluto però approfondire un attimo questa sera l'argomento più che altro storico della mafia. Ho voluto fare un breve excursus perché di mafia si parla da sempre. Non è vero che la prima parola mafia l'abbiamo conosciuta in Italia nel 1983, anzi precisamente nel 1982, dopo la morte del prefetto dalla Chiesa. Dopo quel fatto, il legislatore prende atto che la guerra è iniziata e si comincia finalmente a parlare di 416 bis. Nel 416 bis del codice penale si comincia a parlare finalmente di associazione mafiosa. Ma al di là di questo, la cosa più particolare è che durante i funerali di Dalla Chiesa, era il 5 settembre del 1982, solo una persona riesce a parlare in faccia ai presenti, ed è il cardinale Pappalardo, il quale apre gli occhi e dice: signori, qui la città è morta. E le sue parole sono accompagnate da uno striscione all'esterno dove c'è scritto: oggi è morta la speranza dei palermitani onesti. Ecco, da questa vicenda si comincia finalmente a parlare di mafia. Ma come vi dicevo, la mia ricerca è andata nel passato e sappiamo benissimo che comunque la mafia inizia fin da prima dell'Unità d'Italia, si sviluppa con i moti rivoluzionari siciliani e finalmente solo nel 1863 si comincia a parlare per la prima volta di mafia, e di mafia ne parla un parlamentare siciliano che si chiama Nicolò Turrisi Colonna. È stato anche sindaco di Palermo, il quale a un certo punto, in un suo scritto che si chiama Pubblica sicurezza in Sicilia, denuncia l'esistenza di un'organizzazione criminale detta appunto mafia. E sapete lui come descrive già allora, come dice che la mafia può essere sconfitta? Dice: può essere sconfitta con il pugno di ferro dal governo della destra, ma con riforme civilizzatrici. Si comincia già a parlare di riforme civilizzatrici, perché si capisce, e siamo nel 1863, che la povertà e l'ignoranza sono la manodopera di queste persone. Così come Don Luigi Sturzo, fondatore, poi sappiamo benissimo, Partito Popolare Italiano e poi fondatore della Democrazia Cristiana, grande maestro di Aldo Moro, comincia ad un certo punto a parlare della mafia come la mafia dei poveri. Ma comincia a chiedersi: ma allora perché queste persone, dette persone d'onore, vanno nei campi a gestire la distribuzione delle acque, vanno nei mercati, vanno nei porti? Si comincia già a capire l'affare della malavita. Ma la cultura diciamo mafiosa in Sicilia è molto più sottile, è una linea sottile. Tutti ne parlano, ma nessuno vuole apparire. Addirittura abbiamo un altro parlamentare che si chiama Vittorio Emanuele Orlando, anche lui palermitano, il quale ad un certo punto, in un discorso, e lui è famoso perché comunque ha partecipato alla conferenza di pace di Parigi del 1919, ad un certo punto cosa dice? In un discorso al Teatro Massimo,
il 25 giugno 1925, dice: «Ora vi dico, signori, che se per mafia si intende il senso dell'onore portato fino all'esagerazione, l'insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione portata sino al parossismo, la generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie più forte di tutto, anche della morte, se per mafia si intendono questi sentimenti e questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni individuali dell'anima siciliana. E mafioso mi dichiaro, io sono fiero di esserlo». In queste parole c'è proprio la cultura mafiosa, che non si basa sulla forza, ma si basa sull'amicizia. Già il magistrato Ullao, nel 1838, quando scrive ai suoi superiori, magistrato di Palermo, scrive che ci sono delle associazioni di fratellanza molto strane. 1838. Quindi questo discorso per dire cosa? Che in sostanza la mafia ha sempre agito sotto terra, c'è sempre stata, e non lo dico io. Al di là di questo, abbiamo addirittura un ministro della Repubblica Italiana, ministro dell'Interno, Mario Scelba, è stato uno dei più duri, si dice, uno dei più, più contestati. Lui ad un certo punto, fa questo discorso il 25 giugno del 49 in Senato. E dice: «Onorevoli senatori, basta mettere il piede a Palermo o senza andare a Palermo incontrare qualcuno nella provincia di Palermo perché dopo pochi minuti si parli della mafia. Se ne parla in tutti i sensi, perché se passa una ragazza formosa si dirà che è una ragazza mafiosa. Se un ragazzo è precoce si dirà che è un mafioso. Si parla di mafia condita in tutte le salse, ma onorevoli senatori, mi pare si esageri». La mafia, in sostanza, viene vista come una cosa bella. Tant'è vero che la mafia, e questo è stato studiato, ha le sue regole, ha i suoi tribunali. Non c'è stato bisogno di Tommaso Buscetta perché ci spiegasse la struttura piramidale. E Tommaso Buscetta comunque è stato un uomo che se ha voluto dire tutto ciò è perché a sua volta ha visto in Giovanni Falcone una persona della quale poteva fidarsi, e la mafia ha proprio questo vincolo di fiducia. Chi fa parte della mafia agisce esclusivamente sulla fiducia nell'altro. Giuseppe Governale, che è in sostanza un generale dei carabinieri che va in giro nelle scuole a fare scorsi di legalità, ad un certo punto dice che durante un'intercettazione telefonica c'è un boss siciliano di 83 anni che dice: «I ragazzi di adesso, i picciotti di adesso non sono più quelli di una volta. A noi, una volta, appena ci chiamavano, noi scattavamo, lasciavamo anche la moglie incinta in casa. I picciotti di oggi non sono così». Lamentano questo collagene che li tiene uniti, che si sta scegliendo piano piano. Vi dicevo che con il prefetto Dalla Chiesa lo Stato prende atto di questa realtà, ma ne prende ancora atto prima chi? Rocco Chinnici, un grandissimo magistrato, che è il primo che capisce che lottare individualmente non ha senso. Prima di dalla Chiesa c'erano dei magistrati istruttori che istruivano le loro cause, facevano i loro processi e basta, singolarmente. Non c'era questa idea di collaborazione, ed era molto più facile per i mafiosi colpire, perché una volta colpito quel magistrato che stava indagando contro di me, il suo sapere se lo portava nella tomba. Chinnici capisce questo e crea il primo pool. Scusate. E porta con sé nel pool Falcone e Borsellino. Purtroppo nel 1983 viene ucciso Rocco Chinnici, ma il suo sapere è stato
traslato. Falcone e Borsellino portano avanti il suo lavoro. Da qui finalmente si cominciano a ricostruire i rapporti mafiosi e si arriva finalmente al primo maxi processo. La cosa particolare del maxi processo sapete qual è? Che oltre alla struttura immensa con oltre 450 imputati, in quel maxi processo sono stati convocati diversi magistrati perché facessero parte del pool. 12 hanno rinunciato perché avevano paura di morire. Sapete chi è stato il magistrato che ha accettato? Un magistrato civile. Il presidente del maxi processo era un giudice civile e accanto a lui c'era Piero Grasso, lo conoscete benissimo. Ma la cosa particolare di quel processo è che accanto a loro due ce n'erano due in panchina, si dice, all'atere, perché se avessero fatto fuori loro due sarebbero subentrati questi due. E lo stesso è successo per i giudici popolari, che anziché sei erano 16. Una grande vittoria per lo Stato. Al di là di questo excursus che ho voluto fare molto veloce per spiegare quanto è radicata la cultura mafiosa, non solo in Sicilia ma purtroppo anche qua in Puglia, abbiamo avuto tanti esempi, e in Calabria con l'Andrangheta, che è la più potente. L'Andrangheta ad esempio sta acquistando dei quartieri a Bruxelles, perché l'Andrangheta è la criminalità, è quella associazione mafiosa che è più ricca, perché ha saputo investire all'estero, ed è quella associazione mafiosa che a Bruxelles sta acquistando interi quartieri. Ma anche quando si è spostata in Slovacchia, lì c'è stato un giovane giornalista che nel 2018 è stato ucciso proprio perché stava indagando sui calabresi che si erano trasferiti in Slovenia con la scusa di sfruttare i fondi europei per sviluppare le aziende agricole, adesso camminano con le Porsche. Questo giornalista è stato ucciso con la fidanzata. Grazie a questo omicidio sono uscite fuori tante di quelle schifezze che alla fine il governo intero è caduto. 2018, parliamo quasi di ieri. Chiudo perché ci saranno delle persone più competenti e più brave di me per dire questo, ma al di là di questo io voglio concludere con una frase che mi sono scritta: lo Stato vince quando fa vincere il diritto e non la vendetta. Se decliniamo tutto sulla repressione, abbiamo una politica che non va ad intervenire smontando tutti quegli elementi che portano le persone ad affiliarsi, le organizzazioni ad avere sempre più potere. Col diritto si sconfiggono queste associazioni. E bisogna andare nelle scuole ad insegnare ai bambini la bellezza della legalità, la bellezza del vivere serenamente. Il primo a parlare di mafia esplicitamente, e voi lo sapete benissimo, è stato Leonardo Sciascia, grandissimo giornalista siciliano. Lui accanto aveva una persona molto particolare che si chiama Gesualdo Bufalino, forse nessuno lo conosce, che ha scritto il Guerrin Meschino. Sapete cosa dice? La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari. Io aggiungo che la mafia sarà vinta non solo da un esercito di maestri elementari, ma anche di docenti delle scuole medie, delle scuole superiori e anche dell'università, perché un passo indietro verso la legalità si può fare a qualunque età. Scusate e grazie. Dottor Bruno Manco, anche per l'emozione che ha voluto trasmettere, ha fatto un passaggio sulla storia, no, di quella che è stata la mafia, e ora continueremo infatti con chi giustamente quella storia l'ha vissuta, è stato un protagonista di quella storia.
Ha fatto anche un altro passaggio sui bambini. Noi all'ingresso abbiamo voluto dedicare una cosa ai bambini, ma proprio alla strage di Cruto, quello che è successo poco fa, a tutte, perché anche lì la criminalità organizzata sta sfruttando i viaggi della speranza. Ecco perché noi abbiamo messo lì, c'è un piccolo pensiero dedicato a quelle persone che non hanno un nome, a quelle persone che non sappiamo chi sono, a quei bambini che cercavano qualcosa di diverso. Ora continueremo, come dicevo prima, con chi è stato il protagonista di quegli anni lì, il dottor Francesco Mandoi. Grazie. Non so, funziona, sì. E io voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Taurisano per l'invito, ma soprattutto per l'occasione che ci sta dando di riflettere sulla legalità, sulla mafia, sulla storia, sulla nostra storia recente, perché la nostra storia recente degli ultimi 30 anni è stata anche una storia di mafia, non soltanto una storia positiva, anche una storia negativa, una storia di mafia che ha lasciato dei segni, che per fortuna in questa comunità sono anche dei segni positivi, l'utilizzazione dei beni sequestrati alle mafie, ma in tutto il Salento ha lasciato segni come la piccola Angelica Pirtoli e tanti episodi di questo genere che si sono verificati. Io quindi ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio Libera, ringrazio voi che siete venuti qui questa sera, perché io vorrei cominciare col ricordare sì, sicuramente tutte le vittime di mafia, quelle che oggi in questa giornata ci devono far tornare indietro nel tempo, ma io vorrei associare a queste vittime quello di cui ha parlato poco fa l'assessore Rizzello, e cioè le vittime ignote che giacciono nel Mediterraneo e che sono anch'esse vittime di mafia, perché sono state trasportate da organizzazioni mafiose e perché quei viaggi vengono organizzati, e questo è assolutamente certo, non sono delle ipotesi, sono delle realtà concrete, da organizzazioni mafiose. Io lo so per certo perché sono stato alla Direzione Nazionale Antimafia e lì avevamo l'assoluta certezza del fatto che, per esempio, moltissime degli sbarchi che avvenivano in Calabria avvenivano perché c'era già a monte un'organizzazione che procurava manodopera per raccogliere, per esempio, i pomodori nelle serre o per raccogliere i mandarini e cose di questo genere. D'altra parte c'è stata una mezza rivoluzione a Rosarno qualche anno fa. Ma io vorrei cominciare questo mio intervento con un numero: 145. 145 sono stati gli omicidi consumati nel Salento, nella Puglia, nell'anno 1990. Stiamo parlando di un omicidio ogni due giorni, un giorno sì, un giorno no. E questa era la realtà del 1990. Era una realtà nella quale Taurisano certo era coinvolto, io lo ricordo. Io sono andato a Lugano a interrogare un vostro concittadino che venne arrestato in Svizzera, proprio a Lugano. Ci sono andato io a interrogarlo e probabilmente era il proprietario di qualcuno di quegli immobili che sono stati sequestrati, che sono stati confiscati e
adesso vengono utilizzati per la collettività sociale. Ed erano tempi nei quali l'impegno e la coesione della gente era difficile, perché c'era paura, c'era preoccupazione, c'era terrore. C'era un terrore che era determinato anche dal fatto che queste organizzazioni sembravano fossero in continua espansione, in continua evoluzione, così difficili da intercettare, quasi come se questo fosse un fenomeno che ormai era una specie di fiume in piena che sarebbe tracimato su tutto il nostro territorio. Abbiamo fatto tutti, parliamo delle forze di polizia, parliamo della magistratura, parliamo degli avvocati, parliamo della società civile. Abbiamo fatto tutti nel nostro piccolo qualcosa, qualcuno nel nostro molto, come per esempio le forze dell'ordine, qualcuno nel nostro piccolo, come per esempio anche coloro che semplicemente hanno partecipato a qualche dimostrazione, a qualche manifestazione contro la criminalità, per la legalità. Il tempo è passato. Noi dobbiamo rivolgere lo sguardo indietro, lo ricordava il sindaco. Noi dobbiamo rivolgere lo sguardo indietro perché la memoria è la base del futuro. E sul futuro noi, e sulla memoria noi dobbiamo ragionare, ma non per fare allarmismi. Dobbiamo essere razionali, dobbiamo avere la capacità di analisi e soprattutto non dobbiamo illuderci, non dobbiamo cadere in quello che è accaduto all'epoca. Non dimentichiamoci che nel 1994 una commissione nominata dal Presidente della Repubblica Cossiga all'epoca per indagare sulla realtà mafiosa non ascoltò nemmeno un magistrato della Regione Puglia. I magistrati della Regione Puglia, le forze dell'ordine della Regione Puglia non vennero tenuti in considerazione perché si riteneva allora che il fenomeno mafioso non fosse un fenomeno che destasse allarme. Ecco, la memoria deve correre non soltanto alla reazione da parte delle persone che c'è stata, ma e delle forze dell'ordine e dei magistrati, ma deve correre anche alla minimizzazione che c'è stata di quel fenomeno in quel periodo storico. In quel periodo storico c'è stata una minimizzazione e la minimizzazione è stata probabilmente l'innesco dell'esplosione della Sacra Corona Unita sul nostro territorio, perché le mafie non sono tutte uguali. Le mafie sono dei fenomeni differenti da territorio a territorio e fanno parte di un abito mentale, culturale, che può essere un abito anche sconfitto se le mafie sono di recente inserimento nella cultura. E allora forse all'epoca avremmo dovuto avere l'accortezza di prestare più attenzione a questi fatti. Se i processi del 1986 a Bari e del 1987 a Brindisi si fossero conclusi con delle condanne e quello di Bari non avesse detto che non è possibile, che le nostre organizzazioni non erano mafia perché non erano assimilabili nei giuramenti alla mafia siciliana, come se ci fosse una costituzione della mafia e dei giuramenti
prestabiliti per attribuire il carattere di mafiosità o meno. Se non avessero detto quello, probabilmente saremmo partiti prima e forse quei 145 morti del 1990 forse non li avremmo evitati tutti, ma ne avremmo evitati molti. E allora bisogna avere memoria anche delle minimizzazioni e bisogna non incorrere nello stesso errore, perché vedete, dal 1990, 92, 93, 94, dalla fine degli anni 90 del secolo scorso, per me sembra stranissimo parlare del secolo scorso perché ci sono nato e ci sono vissuto per tanto tempo, ma sono gli anni 90 del secolo scorso. Dagli anni 90 o dalla fine degli anni 90 del secolo scorso fino ad oggi si è verificata una evoluzione della mafia, della nostra mafia, che è un'evoluzione che anche quella è visibile. È stata visibile sia nel momento in cui le indagini giudiziarie hanno disvelato l'esistenza di questa organizzazione e hanno proceduto a varie condanne che si sono susseguite nel tempo, ma si sono disvelate anche nel momento in cui sono avvenuti gli scioglimenti, i tanti scioglimenti di consigli comunali della Regione Puglia. E quindi quegli scioglimenti ci devono far riflettere, sul fatto che la mafia non era più quella dei 145 morti, ma aveva cominciato ad acquistare un altro volto, con una strategia precisa, e ragionata e meditata. Questa strategia meditata mi è stata molto lucidamente illustrata da un pentito di Mesagne, che era uno dei veri capi della Sacra Colonna Unita dopo Pino Rogoli, e lavorava e operava su Mesagne. Questo collaboratore, interrogato da me, si mise a parlare. Io ero alla Direzione Nazionale Antimafia, quindi avevo interesse a conoscere il fenomeno, l'evoluzione del fenomeno, e si mise a parlare dell'evoluzione della Sacra Colonna Unita. E lui mi disse, e si parla già della fine degli anni 90, lui mi disse: dottore, dice, ma lei non sa, io a Mesagne non ho nemmeno... Cioè, se a Mesagne vogliono fare un impianto fotovoltaico, vengono da me prima di andare a chiedere la licenza, prima di presentare la DIA all'amministrazione, per chiedere a me se possono realizzare l'impianto fotovoltaico. E io non mi prendo soldi per realizzare l'impianto fotovoltaico, faccio una cosa semplicissima. Dico: se tu realizzi l'impianto fotovoltaico devi dare la guardiania ad una società che ti dico io, e in quella società nella quale prendi la guardiania devi assumere Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, che ti indico io, perché in quella maniera, mi diceva questa persona, dottore, lei non sa, io acquisto delle persone che mi saranno grate tutta la vita, perché le ho fatte lavorare mentre stavano in mezzo ad una strada, delle persone che mi saranno grate tutta la vita, alle quali potrò chiedere quello che voglio. E io non ho interesse a mettere delle bombe, perché le persone si spaventano. Io ho interesse ad avere delle persone che mi sono fedeli, perché con quelle persone che mi sono fedeli, io posso chiedere il voto e andare sul comune di Mesagne, incontrare i politici del comune di Mesagne e sentire da loro che cosa gli serve. Nel momento in cui mi dicono che cosa gli serve,
io sono in condizione di dire sì, io ve la do a condizione che voi affidate quell'appalto a quella ditta, affidate quell'appalto a quella società, assumete quella persona. È evidente la trasformazione dell'organizzazione mafiosa. Diventa un'organizzazione che tende a mostrare un volto, a mostrare il volto pulito dell'organizzazione mafiosa e a guadagnare il consenso. È un'organizzazione che tende ad avere consenso. E questa cosa è una cosa che è una strategia che è continuata nel tempo, non è una strategia che si è fermata, è continuata nel tempo e ci ha fatto dimenticare o ci ha fatto trascurare segnali che pure dovevano farci riflettere. L'acquisto di immobili sotto con dei prestanome, la gestione di servizi pubblici attraverso prestanome, tutti conosciamo nelle nostre realtà, conosciamo tutti quelli che possono essere vicini a delle persone che sappiamo essere vicini alla criminalità. Eppure, pur conoscendoli tutti, queste cose sono avvenute perché sono delle cose che noi stiamo trascurando. E le stiamo trascurando senza considerare che c'è un canale che costituisce la cartina al tornasole della esistenza delle organizzazioni mafiose. E il canale sono gli stupefacenti, il traffico di stupefacenti. Traffico di stupefacenti che c'è, esiste sul nostro territorio, esiste dovunque. L'altro giorno a Nardò hanno sequestrato 11 kg di cocaina. Vi rendete conto che cosa sono 11 kg di cocaina? 11 kg di cocaina sono un quantitativo enorme, sono guadagni imponentissimi, sono il segnale che esiste ancora ed esiste forte una criminalità sul nostro territorio. E allora diciamo che 11 kg di cocaina non te li regalano, devi comprare. E per comprare 11 kg di cocaina devi avere i soldi. E per avere i soldi li devi guadagnare. E per guadagnarli tu hai due strade. O gestisci delle attività dalle quali guadagni del denaro e lo ricicli, oppure le hai venduta in precedenza la droga e conservi una parte di soldi per comprare l'altra. Oppure è quello un segnale del fatto che tu cominci a chiedere ad altri. E allora cominciamo a ragionare. 11 kg di cocaina sequestrati a Nardò, le macchine che bruciano nel territorio della provincia di Lecce, che bruciano ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, ma non solo le macchine. Perché l'automobile va a benzina, la macchina a movimento terra va a gasolio, e se la benzina è facile da bruciare, il gasolio è un po' più complicato, gli devi appiccare fuoco proprio, e i camion pure vanno a gasolio, non vanno a benzina, e anche i camion è difficile che abbiano un'autocombustione. Se poi i camion sono quelli di un'impresa di nettezza urbana, beh, allora la cosa comincia a diventare ancora più preoccupante. Perché proprio la nettezza urbana, per esempio, è uno dei settori nei quali la criminalità organizzata tende ad infiltrarsi. E allora cominciamo a renderci conto che se guardiamo con gli occhi non annebbiati dall'idea che sia scomparso il fenomeno,
Se guardiamo con gli occhi attenti a queste cose, dobbiamo cominciare a renderci conto che questa realtà è una realtà ancora viva, ancora esistente, non è neppure tanto brace, visto considerati i fuochi che ci stanno, sembra piuttosto fuoco vivo, visto che le macchine bruciano e i colpi di pistola ci sono sulle porte delle persone, collegate o meno, o saltano o vengono bruciati interi parchi auto nelle concessionarie. Beh, io escludo che tutto questo avvenga perché dei ragazzini in vena di scherzi buttano dei fiammiferi sulle macchine. Io penso piuttosto che sia qualcosa che dimostra l'esistenza di un sommerso al quale noi dobbiamo prestare attenzione. Ma questo sommerso al quale noi dobbiamo prestare attenzione è un sommerso che ovviamente abbiamo l'obbligo, io credo che questa cosa sia necessario dirla, abbiamo l'obbligo di denunciare, abbiamo l'obbligo di indicare, di rappresentare, quando veniamo toccati ma anche quando ci accorgiamo di qualcosa. E cominciamo col denunciare tutto, cominciamo col denunciare lo spaccio, cominciamo col denunciare, io sto parlando di denunciare non inteso andiamo alla caserma dei carabinieri, anche andiamo alla caserma dei carabinieri a denunciare certamente, ma io sto parlando di denunciare nel senso di rappresentiamo, comunichiamo, segnaliamo con tutti i mezzi, con tutti gli strumenti, in tutte le maniere, approfittando della sensibilità di un'amministrazione. E allora, approfittando di questa sensibilità, l'amministrazione, io spero, io non lo so se non l'ha già fatto, può darsi che l'abbia fatto visto la sensibilità che ha rispetto a questi temi, ma uno sportello per esempio al quale poter fare delle denunce anonime senza che ci sia nessuna possibilità di individuazione del soggetto, per poi passare queste denunce anonime alle forze dell'ordine perché facciano e sviluppino le loro indagini, penso che potrebbe essere un'idea utile. Così come ci sono degli strumenti, ce ne sono tanti, che ci consentirebbero di impedire, per esempio, l'ingresso della criminalità nella gestione della cosa pubblica, ma non solo, ma anche nella gestione del commercio, nell'acquisto delle case. Voi forse non lo sapete, ma i notai hanno l'obbligo della segnalazione delle cosiddette segnalazioni di operazioni sospette, ma ce l'hanno i commercialisti, ce l'hanno gli avvocati, ce l'hanno i notai, ce l'hanno i banchieri, ce l'ha l'amministrazione comunale. Quest'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, voi sapete quante segnalazioni, io me ne occupavo alla Direzione Nazionale Antimafia e vi assicuro, e mi occupavo proprio di questo, della segnalazione delle operazioni sospette, voi sapete fino al 2018 quante segnalazioni di operazioni sospette sono state fatte complessivamente dalla provincia di Lecce da parte di notai, commercialisti eccetera? Nemmeno una. E le uniche segnalazioni di operazioni sospette che arrivavano sul nostro tavolo della Direzione Nazionale Antimafia erano le segnalazioni di operazioni sospette che la banca non poteva non fare perché noi davamo alla banca una serie di criteri per i quali era automatica la segnalazione di operazione sospetta, cioè gli creavamo lo schermo dietro il quale nascondersi, e lo schermo era l'obbligo. Loro si nascondevano dietro l'obbligo, per cui quello che veniva segnalato, se andava in banca a reclamare,
loro avevano la possibilità di dire: l'abbiamo dovuto segnalare perché non potevamo fare altrimenti, ci abbiamo qua scritto che dobbiamo farlo se succede questo, se succede questo, se succede quest'altro. Allora vi rendete conto che questa cosa, che è un'attività che dovrebbe essere compiuta a nostra tutela per impedire la sommersione delle mafie, questa attività non viene fatta, o viene fatta male, o viene fatta senza quell'impegno che ci vuole per queste cose. E allora io dico che sì, è vero, dobbiamo sollecitare la parte pubblica a fare il suo dovere, e dobbiamo sollecitarla ogni giorno, ogni giorno. E dobbiamo sollecitare sia le forze dell'ordine, sia ad ogni livello coloro che hanno un impegno e una figura pubblica, perché se succede qualcosa risponde la nostra collettività, la nostra società. Noi veniamo schiacciati. E qui voglio dire qualcosa che dico sempre nelle scuole, e veramente chiudo perché non voglio rubare altro tempo a Don Antonio o agli altri che interverranno. Io voglio dire qualcosa che vado dicendo nelle scuole. Guardate che la sopportazione, l'assuefazione alla prepotenza è una piccola perdita di dignità che noi paghiamo ogni giorno. Ogni volta che noi diciamo, vediamo una cosa illecita e diciamo sì, l'abbiamo vista, ma forse è meglio che ci stiamo zitti, chiniamo un poco la testa. E chinando la testa un poco, perdiamo un poco della nostra dignità. Io credo che la nostra dignità sia la cosa più importante che abbiamo tutti quanti noi. E io questo vado dicendo nelle scuole. E io questo vado dicendo ai bambini della scuola elementare. Io vado dicendo: ricordatevi che vi possono togliere qualunque cosa, ma una cosa sulla quale voi dovete essere intransigenti e che non vi possono togliere né la dignità, né l'onore, né l'orgoglio di essere cittadini come tutti gli altri, con diritti e con doveri come tutti gli altri. E questo essere cittadini, noi che facciamo il mio lavoro, il mio vecchio lavoro, noi che facciamo il lavoro delle forze di polizia, quelli che fanno il lavoro dell'amministrazione comunale, hanno l'obbligo di aiutarvi a mantenere la testa dritta. Ma se il vostro collo tende ad abbassarla, non ci sarà né forze dell'ordine, né forze di polizia, né amministrazione comunale che ve lo potrà supportare perché lo teniate in alto. Dovete avere, dobbiamo, perché ormai non sono più un magistrato, quindi dobbiamo avere il coraggio di essere cittadini attivi ogni giorno. E un'ultima chiusura proprio sulla cittadinanza attiva. Questa assise comunale, con questo magnifico anfiteatro creato proprio per assistere ai consigli comunali, dimostra che è possibile anche una cittadinanza attiva attraverso la partecipazione. Partecipiamo, siamo cittadini attivi, ma soprattutto pretendiamo che ognuno faccia il suo dovere. Tutti, il nostro dovere è un obbligo per ognuno di noi, ma dobbiamo pretendere che tutti gli altri lo facciano fino in fondo. Grazie.
Grazie. Grazie dottore Francesco Mandoi, anche dall'applauso si è visto la sua partecipazione e le persone come hanno partecipato. Devo farvi anche un complimento per il silenzio e per l'attenzione che hanno tutti i presenti, veramente è molto intensa come la sala ha un'intensità particolare oggi. Io partendo dalle ultime parole di Francesco Mandoi sulla cittadinanza attiva, vorrei far intervenire adesso l'avvocato Francesco Capezza, che come cittadino attivo è da 30 anni, forse qualcuno qualcosa in più? 25. Però sono tanti anni che lui è al fianco con l'associazione Libera, dal 95 che è nell'associazione Libera. Lui fa parte del presidio di Casarano ed è stato dedicato il presidio ad Angelica Pirtoli, della quale ha ricordato anche il Francesco Mandoi l'uccisione di questa piccola vittima, una delle, forse la più piccola vittima, se non la più piccola. Bene, a lei la parola, dottor Capezza. Allora, innanzitutto grazie per l'invito al sindaco, all'assessore, ma direi a tutta l'amministrazione comunale, e grazie per la presenza. Saluto i miei colleghi relatori, e gli spunti sono tanti, dovremo parlare parecchio e posso? All'eccesso, ecco, vabbè, stavo dicendo, gli spunti sono tanti. Io cercherò di essere abbastanza esauriente nel toccare vari argomenti su cui poggia le sue salde fondamenta Libera. Libera nasce nel 95 all'indomani delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e piano piano dal 1996 ad oggi ha celebrato con oggi, con quest'anno, la 28ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che ricordo a conteggio ultimo essere 1096, è un numero che non si esaurirà mai, anche perché noi ci auguriamo che non succedano nuovi omicidi di mafia e ci siano vittime di mafia, ma dobbiamo guardare, come è stato detto, indietro anche, perché ci sono tante storie che non si conoscono e che purtroppo, una volta conosciute, andranno ad arricchire il numero delle vittime di mafia e dei nomi delle persone che vengono lette in quella giornata. Il primo grosso passo avanti che ha fatto Libera l'ha fatto fare alla legge 109 del 96, che è la legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, che non riusciva a decollare a Roma, e ci fu la spinta fortissima allora non solo del ministro dell'epoca ma soprattutto di una persona forte che arrivava dalla Sicilia e che per questo poi ha pagato con la vita, che era Pio La Torre, perché con l'appoggio anche di Libera oltre 1 milione di firme furono raccolte e mi ricordo che quella fu la prima azione di sostegno a Libera fatta da me e da altri amici per la raccolta delle firme, quindi ci sono molte firme del Salento a sostegno di quella legge e andò in porto. Si è parlato anche dei beni confiscati presenti a Taurisano e ahimè devo dire, neanche Casarano si salva sotto questo aspetto, perché ne ha parecchi, di cui sono in via di attuazione, finalmente con finanziamenti avuti dal Ministero dell'Interno, un centro per la legalità che è posto tra l'altro, scusate il bisticcio, al centro della città, in un luogo di socializzazione soprattutto di adolescenti e giovani relativamente, ma ci sono i pub intorno, quindi è un punto chiave
ma è significativo pure chi era il proprietario di questo bene, e lo si va a fare in un posto dove si faceva il bello e il cattivo tempo, e lo si fa ancora oggi, però molto limitatamente, perché si va più in certe zone di periferia, e le forze dell'ordine questo lo sanno, ci confrontiamo sempre, e quindi il controllo viene fatto sul territorio. Fare lì questo centro legato alle tematiche della legalità sarà veramente un segnale importante, fondamentale. Noi come Libera ci auspichiamo che la scelta dell'amministrazione comunale sia quella di intitolare ad Angelica Pirtoli, che è una vittima di mafia nel 91 insieme alla madre, però al momento è riconosciuta solo lei e solo il suo nome viene letto, e si immaginava fosse la più piccola delle vittime di mafia, ma ce n'è una di 50 giorni che mi sfugge il nome e il cognome, però è la strage di via Gergofoli a Firenze, avvenuta nel 93, perché ci fu un attacco della mafia all'epoca nelle città, soprattutto d'arte, perché è anche presso luoghi religiosi significativi, perché il Papa, secondo la politica stragista dell'epoca che faceva capo a Totò Riina, osò parlare nella Valle dei Templi, anzi parlare, minacciare la mafia all'epoca. Io non so se vi ricordate quel intervento forte, sentito, col pastorale in mano che sbatteva e diceva convertitevi, pentitevi, eccetera, eccetera. Quello è stato un segnale micidiale per le mafie, per la mafia siciliana soprattutto, che ha reagito con degli attacchi che purtroppo hanno determinato danni non solo alle opere d'arte, ma soprattutto ci sono state vittime. Nella lettura dei nomi delle vittime di mafia quest'anno è stata fatta una scelta da Libera, proprio per riallacciarmi a ciò che è stato detto da qualche relatore prima di me, adesso mi sfugge chi l'ha detto proprio, forse pure l'assessore ha fatto riferimento alle vittime di Cutro. Quindi sono stati letti i nomi di queste persone e cognomi, perché si conosceva solo nomi, altre non sono stato potuto ricordarle perché appunto non si conoscono, e ci sono ancora dei cadaveri senza nome. Questo per dire cosa? Che Libera si occupa anche di questo settore, si occupa anche del discorso sulla immigrazione, che è fondamentale. Ormai lo sappiamo tutti che purtroppo il Mediterraneo è diventato un cimitero liquido, non c'è nulla da fare, che qualcuno sostenga il contrario. E sulle migrazioni, e poi ritorno al discorso di Libera, è inutile che ragioniamo, non ci si potrà far mai nulla, è inutile che si parla pure di blocco navale, sono chiacchiere per chi non è attento, per chi non segue bene. Come fai a fare un blocco navale? Non riuscirono a farlo neanche durante la guerra, figuriamoci. Questo è tutto un altro discorso, propaganda molto molto facile. È difficile andare a bloccare, ma come si fa a bloccare persone che scappano, e non vengono per turismo qua, che scappano dalle proprie nazioni per problemi che conosciamo, guerra continua, fame, carenza d'acqua e così via dicendo, malattie. Ma chi di noi può avere la voglia di andare via dal proprio paese se non ci sono delle calamità di qualsiasi tipo che ti invitano purtroppo ad andare via, ti costringono più che invitano ad andare via? Quindi chiudiamo il discorso anche su questo aspetto. Come Libera, secondo me la scelta è stata ottima di leggere anche i nomi di queste persone, stiamo parlando di persone, non di numeri. Ancora, sui beni confiscati, Libera ha creato le cooperative sociali, Libera Terra, poi ognuna, secondo la regione e la zona, c'ha il nome di una vittima di mafia, dando lavoro, ecco, elevando forza lavoro, soprattutto giovani, ex detenuti, persone che hanno avuto a che fare col mondo della droga, che potrebbero, una volta usciti dal carcere, ricadere nella rete della malavita e quindi diventare di nuovo forza lavoro
per le mafie in generale. Quindi fare questo, assumerli, farli lavorare, farli tenere sotto, diciamo, con contratto regolare, è un altro grosso passo in avanti su beni confiscati, su beni che hanno arricchito gentaglia, gente che si è arricchita di questi beni con che cosa? Facendo una continuazione atti delinquenziali di ogni tipo, soprattutto traffico di droga, perché quello è il business più forte, poi quindi narcotraffico, oppure il traffico, anche ormai è forte anche questo, internazionale, di uomini, donne, bambini soprattutto. Quindi dal mal tolto, cioè dal guadagno nero, brutto, sporco, ritornano ai cittadini, quindi alla città, alla collettività, i beni. Ed è importante che le amministrazioni comunali, io mi rendo conto che è difficile anche questo, per averlo anche vissuto direttamente in passato come amministratore, che ci vogliono delle disponibilità economiche, quindi per fortuna si riescono ad intercettare i fondi, ma soprattutto deve essere lo Stato, indipendentemente dagli schieramenti, che deve prima o poi stabilire delle somme, dei fondi per poter far sì che questi beni poi vengano sfruttati, perché poi se vengono assegnati e non si ha poi la forza di poterli utilizzare dandogli vita e legalità soprattutto, le mafie sono contentissime di dire niente io e niente voi, e quindi restano lì a marcire. Che segnale diamo alla collettività? Un altro tema che è stato toccato velocemente è il discorso della partecipazione. Io lo sostengo, lo dico sempre quando vado nelle scuole, quando facciamo incontri pubblici tipo questo di questa sera, ovunque c'è la possibilità, ma è un argomento vastissimo, non solo sui temi della legalità, quello della partecipazione attiva alla vita sociale e politica del proprio paese. Per paese intendo quattro case e una chiesa, oppure per una città grande, oppure per una cittadina di 20.000 abitanti circa, come può essere Casarano e tutto l'Interland degli altri comuni intorno. Noi non possiamo non partecipare alla vita sociale e politica del proprio paese. A scuola, oltre al greco, al latino, alla filosofia, alla storia, vogliamo parlare anche dei temi attuali. Io mi ricordo ai tempi miei c'era l'educazione civica, oggi ci riduciamo a 33 ore. 33 ore, cosa è possibile dire in 33 ore? Io ritengo che sia importante parlare anche, soprattutto della quotidianità, e arrivare ai tempi nostri, non ci si può fermare. Io mi riferisco ai miei tempi, alle guerre di indipendenza, a stento, forse la prima guerra mondiale, ma non si leggeva il quotidiano, e così via dicendo. Ecco, adesso finalmente c'è un'inversione. Prima era difficile anche a noi come Libera poter entrare nelle scuole e parlare di mafia. Non parliamo quando incrociamo amministrazioni che dicono no, nel nostro paese non c'è mafia. No, semmai c'è criminalità organizzata. Fatemi la differenza tra criminalità organizzata e mafia. Vediamo un poco e vediamo dove arriviamo. Qual è la differenza? Oppure, prosciutto sugli occhi non è un omicidio di mafia. Vabbè, non è un omicidio, non sono fatti di mafia, è un omicidio, è due tentati omicidi in poco tempo. Mi spiegate a Casarano che cosa sono? È stato eliminato un capo. Oggi in queste zone non c'è un capo, sono tutti i cosiddetti cani sciolti, forse l'ordine lo sanno, sono più pericolosi perché c'è chi vuole impadronirsi. Forse un segnale sono del territorio, della gestione del territorio, possono essere questi incendi. Attenzione anche qui. Certamente, per quanto diceva il dottore Mandoi, se parliamo della ditta, l'impresa che gestisce il servizio pubblico di nettezza urbana, è un discorso, oppure della concessionaria. Ma se scendiamo in particolare su alcuni episodi, dobbiamo stare attenti che cosa ha determinato l'incendio di quella macchina. Chiaramente non ho di più macchine, si fanno le indagini e si cerca di capire che cosa c'è dietro. Molte volte è tutto un altro argomento. Non collegato alla criminalità. Senza andare nei particolari, penso sia abbastanza chiaro questo che sto dicendo. E poi ci sono anche in questi ultimi giorni, più o meno è successo, due volte colpi
un colpo di pistola, se non sbaglio un fucile c'è la Rosa di Pallini, su due attività commerciali, una in corso di apertura e un'altra sta funzionando già da parecchio, abbastanza avviata. Che sono questi segnali? Una pubblica amministrazione dovrebbe pure alzare la voce e dirla che nel proprio, e dire che nel proprio territorio c'è qualcosa che non va, non c'è da vergognarsi, accidenti, bisogna chiamare i cittadini a raccolta e dire: non vi potete girare dall'altra parte, come è stato bene sottolineato, perché girarsi dall'altra parte e abbassare il capo significa per noi di Libera responsabilità e corresponsabilità nell'aver commesso quei reati. Non ti puoi girare dall'altra parte, che cittadino sei? Dice, abbiamo paura, paura di che? Ci sono i mezzi per poter essere tutelati. Se poi c'è una mela marcia all'interno del meccanismo che evita di arrivare a te, quello è un altro discorso. Può capitare, purtroppo, sono incidenti di percorso. Ritorno un passo indietro alla scuola. Il dottore Caponnetto diceva che la scuola è vista come la bestia nera dalle mafie, perché la scuola, attraverso i propri insegnamenti agli allievi di ogni fascia d'età, apre le coscienze, apre le menti, e questo significa ragionare, significa acculturarsi e significa quindi creare un domani cittadini capaci, fatemi passare il termine, di intendere, di volere, di comprendere bene i fenomeni criminali e quindi di non avere la manovalanza, cioè leva, proprio materialmente diceva, leva l'erba verde da sotto ai piedi della mafia. Questi meccanismi così messi insieme con amministrazioni comunali attente, con le forze sociali del territorio, con le famiglie, con il, dobbiamo dire purtroppo pure famiglie forti, capaci, perché molte volte sono solo all'anagrafe, purtroppo, ai noi questo. È importante che facciano la loro parte anche le parrocchie. Non è facile. Le parrocchie devono fare la loro parte, come anche le altre organizzazioni religiose la fanno la loro parte. Libera è un insieme di associazioni, è un insieme di associazioni e di singoli cittadini. Nell'insieme delle associazioni ci sono anche formazioni religiose fuori dal mondo cattolico. Quindi questo è importante, ecco, questo è importante, tutti insieme, l'insieme, noi di Libera parliamo del noi, da soli non andiamo da nessuna parte, dobbiamo avere il coraggio di essere insieme, più siamo e meglio siamo. Il nostro compito di Libera è quello di divulgare, parlare sui temi della legalità, aprire le menti, insomma ci affianchiamo anche noi al mondo della scuola. Su Taurisano io vengo spesso, in questa sala è la seconda volta nell'arco di alcuni anni che parlo alla cittadinanza e anche delle scolaresche, ma in particolare sono andato nelle due scuole in questi anni medie, e soprattutto nella Polo 2, se non sbaglio, 1, Don Tonino, esatto. Lì spesso, ma non solo io, anche sono riuscito, su richiesta del corpo insegnanti, a portare delle personalità, tra cui anche Don Antonio è venuto negli anni, che sono legati alle tematiche di cui stiamo parlando questa sera. Vedete com'è importante, è fondamentale questo lavoro fatto nelle scuole, e quindi questo dà fastidio alla criminalità organizzata, sbarra mafia. Ecco. Ed è importante questo. Un passaggio per chiudere anche, ripeto, gli argomenti sono tanti, conviene un po' toccarli così abbastanza velocemente. Sul consenso sociale, allora, la politica del lavoro è sociale, ma soprattutto sociale sui territori, secondo i territori, chiaramente sto parlando un po' così in generale,
negli anni passati, adesso è un po' cambiata la situazione, ma bisogna stare sempre attenti, mai abbassare la guardia, ha fatto invece dei passi in avanti, dei passi indietro. Facendo dei passi indietro, noi favoriamo un consenso sociale che viene dato dalla popolazione, in generale dei nostri territori, alle forze marce. Perché mi è bastato andare, su voce diretta questo sto dicendo, mi è bastato andare da lì, non mi hanno proprio risposto, non mi hanno aiutato, poi bisogna vedere pure che cosa si chiede. Invece sono andato con un amico di e ho ottenuto. Quindi bisogna lavorare anche su questo, sulla cultura, capacità di capire, di dire meglio soffrire e non andare a chiedere, fare dei sacrifici a chi non devo chiedere e invece operare, difendersi con, diceva Borsellino, non ce l'ho qua, la matita copiativa sapete benissimo che cos'è, cioè andare, noi abbiamo come cittadini, grazie alla Costituzione e alla libertà che abbiamo, di andare nelle cabine elettorali e con la matita, non scrivere parolacce, possiamo decidere di votare. Quella è la nostra forza, alzare la voce in questo senso, scrivere e votare le persone che riteniamo essere giuste. Ed è questo, lavorare, parlare di criminalità organizzata / mafia, lo dico apposta così, questo a fare, giusto per scuotere. E in qualsiasi sede, pure allo stadio, perché pure lo sport purtroppo è una lavatrice, che intendo dire, si lava il denaro sporco, ecco, molto semplice. Poi ci sono le tifoserie, che c'è violenza, poi in mezzo c'è sempre qualcuno più facinoroso dell'altro e così andiamo avanti. Forse loro non sanno benissimo questo che sto dicendo. Vedete come ad ampio spettro gli argomenti ci sono per poter discutere e parlare. Allora, in conclusione, il noi deve vincere, non dobbiamo demandare agli altri, ognuno deve fare la sua parte, le forze dell'ordine, la magistratura, a cui va il nostro applauso, il nostro sostegno, la nostra collaborazione, intendo dire, di cittadini e di operatori di libera, uno. Due, come operatori di libera, come singoli cittadini, cosa possiamo fare? Quello che dicevo prima, partecipare alla vita sociale e politica della propria città. Non possiamo far finta, se si vede qualcosa, di non aver visto o sentito, perché altrimenti siamo partecipi di quel qualcosa che è di negativo, estremamente negativo. Io una lettura del territorio di Casarano la faccio, le ho segnalate certe cose, lo dico chiaro, senza problemi. Non ci sono luoghi di socializzazione, se non pub, ristoranti, pizzeria. E mo ci arrivo. Mo ci arrivo. I luoghi di socializzazione per gli adolescenti e il... Io non lo so come fanno a non vederle, hanno secondo me il prosciutto sugli occhi. Quei luoghi dove ci sono le gettoniere dove si può prendere panini, H24, non ne parliamo, quelli sono. Quando dico questo io so di tirarmi gli strali addosso di chi gestisce questi, ma non dico che sono negativi, ma un controllo va fatto, continuo lì. E io all'inizio, poi ogni tanto mi sembra che casco dalle nuvole, mi è stato chiesto il codice fiscale, se c'avevo dietro il tesserino del codice fiscale, perché altrimenti non si possono prendere le sigarette, distributori automatici, oppure le bibite, le birre, no? Gli alcolici e così via. All'inizio sono rimasto un po', poi dopo ho capito, dice no, in effetti non ce l'avevo neanche addosso, mi è capitato un paio di volte, adesso sono pronto a rispondere, no? Ancora, per quello che ha detto Don Antonio, è vero. Sì. Lo leggo pure io, ma lo vivo pure. Si fanno proprio, in generale parliamo, perché poi bisogna pure, in generale, si fanno
polemiche, battaglie. Sono usciti tanti Savonarola ultimamente nella nostra città su vari argomenti. Chi più esce, tant'è che pure io dico, mi viene da ridere perché vedo dei soggetti, ma da dove sono usciti questi? Se l'è beccato pure il povero Don Antonio in un commento a proposito della fiaccolata che è stata fatta giorni fa a Casarano. Da dove è uscito questo? Per dire, no? Quindi poi ci sono, vabbè, qua è un altro argomento da aprire sui leoni da tastiera, che poi non hanno il coraggio di affrontare le persone direttamente e così via, ma lasciano il tempo che trovo. Adesso si sta, giusto per riallacciarmi, fare una battaglia sul discorso della processione del Venerdì Santo, come deve essere o non deve essere, non entro. Ma dico, sui temi che affrontiamo quotidianamente dal punto di vista sociale, del rispetto delle regole, si riesce a fare una battaglia? Si sono creati diversi comitati. Io voglio, perché è venuto l'assessore, Libera fa parte del, è una componente del comitato che si è creato recentemente proprio in virtù di tutti questi incendi, avvenimenti negativi che stanno interessando non solo Casarano ma anche l'Interland casaranese con altri comuni. È opportuno, secondo me, ma non è nato da Libera questo. Libera ed altre associazioni o singoli cittadini sensibili alla bellezza del proprio territorio, è stato creato un comitato intercomunale per la partecipazione, vedete, partecipazione e la responsabilità e le responsabilità sociali, dove dentro ci sono, ancora è in itinere, poi vedremo come meglio poterlo costruire con l'adesione, noi ci auguriamo, ma c'erano nella prima riunione generale che abbiamo fatto parecchi rappresentanti di amministrazioni locali vicino a Casarano. Se, ripeto, si concretizza innanzitutto con la presenza, che mi sembra sia opportuno, dello Stato attraverso gli enti locali, attraverso i comuni, uno. Anche quei comuni che non hanno, per loro fortuna, avuto e non hanno ancora problemi del tipo che ha avuto Casarano ed altri comuni. Quante più associazioni possibili e cittadini. Noi abbiamo sempre ritenuto che la gran parte della nostra popolazione è sana, ma la gran parte della nostra popolazione sana non può demandare semplicemente a gruppi come Libera o altri o amministrazioni sensibili la lotta per la legalità, per il benessere civile e quant'altro, quindi la politica sociale e così via dicendo, e sta a guardare, sta alla finestra, devono fare la propria parte. E sicuramente noi siamo molti di più come cittadini partecipi, attivi e non, rispetto a quella minima parte che è rappresentata dalla criminalità organizzata / mafia. Io, da quando a qualcuno è venuto in mente di fare questa differenza, adesso non lo sottolineo più perché hanno capito che non è aria, lo dico sempre e lo dico pure con un modo antipatico, può darsi che sono pure antipatico nel dire sempre, e lo ripeto come uno stillicidio, criminalità / mafia, e lo ripeto soprattutto quando di fronte c'ho chi avrebbe veramente bisogno, prima di amministrare, di fare l'alfabetizzazione giuridica, che è importante, e poi mi cadono le braccia quando vedo che dovrebbero averla ma ce l'hanno solo sulla carta, e poi non sono in grado di gestire le cose pure più semplici che possono accadere nel proprio territorio. Ed è un vero peccato, perché non si può demandare poi al mondo del volontariato anche questo tipo di interventi sui temi della legalità, ma per fortuna che ci sono amministratori capaci che poi danno le risposte giuste. Io inviterei sindaco, penso che lo sicuramente conosce, l'associazione Avviso Pubblico, che è la parallela di Libera per gli enti locali, regioni e anche strutture montane, che è organizzata in Italia e sui territori aiuta anche le amministrazioni comunali che si trovano in difficoltà sui temi della legalità ad aderire, perché questo secondo me sarà un ulteriore passo in avanti. In passato Casarano lo era, poi
si sono succedute diverse amministrazioni e è andata nel dimenticatoio questo. Quindi comuni, regioni, province e comunità montane che si uniscono insieme in tutta Italia, indipendentemente dagli schieramenti, e combattono per la legalità. Grazie. Grazie dottor Capezza per quello che, per la testimonianza che ci ha portato. E collegandomi proprio a quello che diceva, no? Quando ci sono queste tematiche molto così importanti, quali la legalità, la giustizia, non ci possono essere separazioni, suddivisioni, chi fa cosa, o associazioni, o religioni, o amministrazioni. Siamo tutti, sono temi che vanno oltre queste cose qua, dobbiamo stare tutti insieme. Ecco perché tutti insieme ho il piacere di annunciare adesso Don Antonio Coluccia, che è fondatore dell'opera Don Giustino, palestra di legalità e tant'altro, poi ce ne parlerà. Sono veramente contento di avervi qui, di aver avuto con voi questa bellissima serata dove ognuno ha lasciato un pezzo, un puzzle, no? Qualcosa che ci deve segnare, qualcosa che deve essere non un percorso che inizia oggi per poter continuare anche nel futuro. Quindi adesso do la parola a Don Antonio Coluccia e vi ringrazio ancora. Buonasera a tutti, io sono venuto qui per fare l'oratorio con voi, l'oratorio dei diversamente giovani. Allora, sto scherzando e io ringrazio il sindaco che per la sua introduzione, che è molto bella e soprattutto designa una genesi di questo territorio, e tutti coloro che mi hanno preceduto, sia l'avvocato Capezza e soprattutto anche Francesco Mandoi, già procuratore della Procura Nazionale Antimafia, per dire che, e al comandante, se posso dare un suggerimento, se per cortesia la prossima volta ci parli solo della Sacra Corona Unita, che forse i ragazzi di questo territorio forse devono conoscere, perché sembra che nel Salento, dico questo, nel Salento non si parla mai della Sacra Corona Unita. Io non so perché, quando partecipo in qualche manifestazione, io, nei comandamenti che Gesù ha lasciato, dice non nominare il nome di Dio in vano. Ma sembra che in Salento non si può parlare della Sacra Corona Unita. Non lo so perché. Siccome io vorrei parlare, sono a Taurisano, nell'88-90, qui c'è il sindaco, posso sbagliare le date, è stato sciolto per mafia. Comandante, siamo a Taurisano, dove c'era un boss, lo dobbiamo dire ai ragazzini di questo territorio. Siamo a Taurisano, dove c'era un clan che operava. E allora ecco, avere questa memoria operante, cioè educare nel nome della verità. Qualcuno mi ha citato il Vangelo, prima il sindaco. Il Vangelo dice la verità vi farà liberi. Poi cito la Costituzione, che per me è il Vangelo laico, e l'articolo 3 della Costituzione parla appunto di partecipazione, di uguaglianza, di pari dignità. La seconda parte a un certo punto parla e dice la Repubblica rimuove gli ostacoli. Allora, in questo territorio, in quegli anni, l'ostacolo era un clan della Sacra Corona Unita. Hanno utilizzato armi da guerra, quindi come dire armi da guerra, come dire, e ha vissuto questa comunità momenti difficili. Io ho 48 anni quasi, ricordo quando ero giovanissimo ragazzino, come tanti giovani dei nostri vari paesi limitrofi, e si diceva se vai a Taurisano ti fermano alla rotatoria, non surtare le Vagnone Taurisano. Io ero un laico, un ragazzo come tanti altri, quindi ricordo ancora questo, no? Quindi questo per onore alla verità. E come dire, in questo tempo, siccome la storia è l'intelligenza del tempo, no? E credo che in questi territori è stato fatto anche tanto, no? E è stato istituito un commissariato. Io personalmente qui a livello familiare viviamo un dolore nell'anno 96, quando morì mio zio Vito Coluccia,
sovrintendente capo della Polizia di Stato, la prima vittima di questo commissariato. Quindi, e nell'inseguimento per un latitante della Sacra Corona Unita, quindi, come dire, e questo lo dobbiamo dire, perché credo che una memoria operante e un'azione culturale può aiutare i ragazzi, perché credo che l'azione culturale di questi territori, per cui non si può dimenticare ciò che è stato, appunto, questa memoria operante. E cosa voglio dire? Noi dimentichiamo, secondo me, e prima l'avvocato Capezza ha citato il consenso sociale, no? Io lo ripeto da oltre 10 anni, dove giro sempre nella terra di Salento, e vedo che c'è nei salentini un consenso sociale. Dico questo perché, alla luce dei fatti che sono accaduti, in circa 10 anni noi abbiamo più comuni sciolti per mafia. Se noi andiamo a vedere e parliamo con le persone, con i cittadini tra di noi, sembra che i cittadini, i salentini, quando ti parlano di parli di organizzazioni criminali, li parli di traffico di droga, li parli, come dire, di pizzo, di altre cose, sembra che queste cose non siano accadute qui. E questo mi preoccupa. E questo mi preoccupa, come se non fosse accaduto nulla nei nostri territori. Ossia, c'è un, come dire, mi riallaccio alla scrittura, c'è un popolo di dura cervice. È il popolo della Sacra Scrittura che dimentica facilmente tutto, dimentica tutto subito, e questo è preoccupante. Vorrei dire che oggi la Sacra Corona Unita, che il funerale non l'hanno ancora fatto, sino a prova contraria, vorrei dire che negli anni 90, come ci ha suggerito prima il procuratore, ha parlato un linguaggio militare, ossia una mano militare che ha soggettato il territorio e si è fatta sentire. Qual era il linguaggio e la metodologia? La violenza. Si sparava, si incendiava, vi ricordate gli incendi? Quindi il terrore, la non pace nella comunità. Ma oggi qual è la strategia? Oggi la Sacra Corona Unita ha cominciato a parlare in italiano. Perché ha cominciato a parlare? Parla, con che lingua parla? Parla la lingua dei soldi. Non è che lo devo dire io, prete. Quando il denaro, no, perde la sua funzione di essere strumento, ossia affermazione del bene comune, quando perde la funzione di strumento e diventa fine, vuol dire che il potere è altrove. Il potere è altrove. E quindi noi lo abbiamo visto anche nelle amministrazioni pubbliche dello Stato che sono state sciolte per mafia, abbiamo visto che i clan hanno condizionato la vita politica amministrativa dei nostri paesi. L'hanno condizionata, c'è poco da fare. E quindi abbiamo visto come loro con molta facilità si sono infiltrati nelle amministrazioni pubbliche dello Stato. Questa è la verità. Allora vorrei dire che è compito di tutti, cittadini, in nome anche della Costituzione, perché c'è un articolo fondamentale che è l'articolo 21, che parla libertà di pensiero, di parola e di stampa, ma è compito, lo dico da prete, di ogni battezzato. E per sua vocazione naturale, come dire, avere la dignità quale figlio di Dio, la libertà che è sacrosanta, che nessuno ne la può limitare. E come tale ogni battezzato deve portare Cristo, quel Cristo che libera dalla schiavitù, quel Cristo che spacca le catene del gioco. Questo è il Cristo. E lo diceva Primo Mazzolari quando diceva: se una religione che non rischia, diceva lui, diventa un cimitero. Come dire, il Vangelo è bello perché è semplice, ma il Vangelo ti costa, perché è facile, ma il Vangelo è scomodo, perché col Vangelo non puoi fare interessi. Il Vangelo ti pone al nudo, ti pone al centro, metti al centro la vita delle persone, il bene, la convivialità delle differenze, l'attenzione all'altro e così via. Non sto qui a fare catechesi, ma mi riallaccio subito in alcune cose che in questo territorio sono accadute. Quindi questi incontri sono positivi, ma sono positivi perché? Perché ci sono delle persone che voi avete dedicato, qui c'è il professor Macagnino, mio professore nell'Antico Testamento, insegnava a Specchia, quindi ricordo tanti bei ricordi, e come appunto citavo, oltre ai filosofi, no, al mondo della cultura, cittadini di Taurisano che si sono distinti nel mondo della cultura. E allora, sono questi, come dire, gli anticorpi
Sono questi quegli anticorpi saldi, che la cultura deve rispondere a questi soggetti che invece hanno il linguaggio, le armi della violenza, e lo dobbiamo dire tutti che questi soggetti vanno disattivati, vanno neutralizzati. E come si possono neutralizzare? Con l'impegno di ogni giorno, perché è dovere di tutti. Qui hanno istituito un commissariato di polizia, c'è la stazione dei carabinieri, ma attenzione, quando voi, magari si parla tra di noi con i nostri ragazzi, io giro le scuole, no? E quando faccio qualche esempio mi sento dire, ma guarda, io faccio qualche esempio e dico, ma se tu vedi qualcosa, no? E tu lo dici al prof di tuo riferimento, no? Se vedi che qualcuno sta spacciando a scuola nei bagni, oppure se vedi che per esempio lo spacciatore abita a via tal dei tali, no? Ecco, se tu sai che abita vicino a te, tu lo segnali? Sapete come fanno i cittadini? I cittadini hanno la patologia dell'indice. I cittadini tutti siamo così, pretendiamo tutto dai carabinieri e la polizia e la polizia locale, e qui, no? Sempre la pretesa, quando ci toccano, c'è la pretesa che loro ci devono essere, per noi vediamo e ci giriamo dall'altra parte. Quindi siamo omertosi, perché l'omertà, anche per chi crede, non è un'attitudine cristiana. L'omertà è un tumore sociale, l'omertà rovina, è la rovina dei nostri territori, perché questi signori che creano il consenso, io ricordo quando c'erano alcuni boss, quando c'erano coloro che si sono distinti nella malavita organizzata nel nostro Salento, quando si andava al bar e si entrava in un bar, appena entrava, faccio un esempio, si è appuntato dei carabinieri o un poliziotto, un agente della polizia di Stato, e se io mi avvicinavo ti guardavano, guarda che infame, no? Perché ti avvicinavi, quindi loro, il loro pregiudizio qual era? Che tu potevi dire qualcosa, e qui sei un infame, quindi le persone se ne guardavano delle forze di polizia. Se arrivava il boss di turno dei nostri paesi, quando arrivava, a chi più faceva gara per pagare il caffè? Che questo è un atteggiamento classico di chi legittima queste persone, che poi a sua volta soggettano i territori attraverso il pizzo. Allora, ecco, prima siamo stati a Casarano, no? E quando siamo stati a Casarano, sia con l'avvocato, abbiamo fatto due manifestazioni. Prima con la consulta giovanile, ed eravamo presenti io e l'avvocato Capezza, come Libera lui, ed ero presente anch'io. Poi l'abbiamo fatta come Libera, e come dire, ed è stato un momento molto forte, molto importante, però anche lì, dal 2016, hanno dimenticato che hanno sparato nel pomeriggio con armi da fuoco, hanno ucciso una persona, e hanno dimenticato che dopo poco tempo ne hanno fatto un tentato omicidio. E non stiamo parlando degli anni 80, 90, 2016. Hanno dimenticato che poco tempo fa, quindi il terzo tentato omicidio con armi da guerra, hanno sparato in pieno giorno. Hanno tutti dimenticato. Sembra che nei nostri paesi tutto questo non accade. Ecco la mia preoccupazione. Io parlo, sono figlio di questa terra, è chiaro, vivo a Roma, sono un vocazionista, sono un sacerdote che ho fondato un'opera a Roma in un bene confiscato alla mafia, vivo le periferie, le realtà, ho fatto Rione Traiano, varie inchieste contro il narcotraffico di droga, come dire, ho visto personalmente, mi tuffo in questa lotta perché credo che la vita è sacra, non solo quando sta nella pancia di una donna che deve generare, facciamo le lotte, è sacra pure quando qualcuno ti muore per overdose. Tu, io, noi, dove siamo stati? Siamo contraddittori, no? Perché tutti sappiamo più o meno nei nostri paesi le persone problematiche, però che cosa aspettiamo? Aspettiamo sempre che arrivi a capolinea, che muore, e poi è bravo, la famiglia, o magari ci sono i profeti di sventura che se la prendono con la famiglia. Faccio un altro esempio, Melissano, anno 2018. 2018-2019, un ragazzo lo mettono in ginocchio, lo sparano sulla testa, li passano con la macchina. Attenzione, i segnali già li abbiamo avuti, Cioè, quello che sta accadendo già l'abbiamo visto. Allora io mi preoccupo, no? Qualcuno dice, allora i nostri territori, bene, la legge 109 del 96 di Pio La Torre, sono passati 40 anni, quindi sarebbe bello, e l'abbiamo detto anche al sindaco di Casarano, di poter attribuire ad Angelica Pirtoli l'intitolazione, perché Angelica Pirtoli è una bambina che pochi salentini sanno, che è stata presa per i piedi, e sapete come l'hanno ammazzata? Sul muro, così. Quindi questo è accaduto qui,
nella terra del Salento. E questo è preoccupante che da quando è morta, solo oggi riusciamo noi a parlare, a nominarla. Io in qualche manifestazione, vi dico la verità, me ne stavo quasi per andare, perché ho detto non posso accettare che non si possa parlare di Angelica Pirtoli, perché Angelica Pirtoli invece è una persona, una bambina che invece va ricordata, perché è il riscatto soprattutto della memoria. Hanno ammazzato un innocente, una bambina di anni 2 e qualche mese. Allora concludo dicendo che quello che sta accadendo nei nostri territori, e mi riferisco anche come ci sono tipologie di assoggettamento. Avete seguito il servizio delle Iene? Andate a vedere a mattino. C'è questa strana situazione in cui i cinesi vengono qui, comprano, giustamente, se lo fanno legalmente, e poi tu vedi italiani sottopagati. Allora attenzione, io credo che la vera antimafia è l'articolo 1 della Costituzione, è una repubblica che si fonda sul lavoro. Allora, come dire, noi dobbiamo chiedere perdono a questa terra che l'abbiamo abbandonata, la nostra terra, perché noi tutti siamo a vocazione agricola. Io sono un ex operaio ad Elchie, quindi parlo in maniera chiara, concreta e vicina, quindi ho fatto anche io l'operaio, ma questa terra è una terra agricola, e queste terre agricole quelli della prima repubblica le hanno coltivate, che sono quelli che hanno creato i professori, i dottori, gli uomini di cultura, come dire, gli uomini di oggi che fanno i master, come dire, no, che sono a un livello alto, come dire, nella ricerca, nella conoscenza. Magari queste persone magari avevano le mani un pochettino ruvide, non hanno fatto grandi master e non hanno neanche rischiato di essere masterizzati, no? Come dire, perché magari hanno la capacità, la parola, avvertono il territorio, amano la terra, si sono, come dire, hanno creato cultura, queste persone che forse alcuni di loro erano anche analfabeti, non sapevano leggere e scrivere, ma hanno creato la generazione dei professori, dei dottori con il loro sacrificio. Questo deve insegnare qualcosa, deve insegnare il riscatto di questa terra. Dico questo perché? Perché dove anche vivo io, a Roma, in un territorio in cui su Roma, a nord-est di Roma, San Basilio, una delle piazze più grandi d'Europa dello spaccio del narcotraffico della droga, le cose potevano cambiare. Le organizzazioni criminali che cosa fanno? Cercano di impoverire il territorio. Io ricordo lì c'erano le case popolari, queste case popolari, c'è anche il racket delle case popolari, si vendono le case delle istituzioni, no? A 10.000 euro, a 5.000 euro, accadono queste situazioni. E io ricordo, no? Mi sono rivisto in un bambino, vedo una mamma con un papà che scende dalle case popolari, il quartiere buio, totalmente buio perché l'organizzazione non vuole l'illuminazione, e li vedo che scendono. Appena questi camminavano, subito la vedetta che sono sui tetti e a terra, che urlava in dialetto romano: levate, 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 togliti, togliti, no? Perché hanno visto che ero arrivato anch'io con le macchine della polizia, no? E a un certo punto vedere quel bambino che come cresce. Voi sapete benissimo, meglio di me, a livello pedagogico, che i bambini si cresce per imitazione, no? Sono i primi anni, sono fondamentali con cui tu formi questi ragazzi. Ma se a quel bambino gli viene negato il diritto di scelta, perché già lo condanniamo, allora laddove c'è emarginazione, povertà, non c'è cultura, non c'è la cultura della bellezza. Allora io che cosa ho cercato di fare? La prima cosa è chiamare il sindaco di Roma e dire: devi intervenire e garantire il diritto di scelta in questi cittadini. Quindi attraverso la cultura della bellezza, le aiuole pulite, illuminazione, e cominciando a dare valore, perché se si creano vuoti istituzionali, perché laddove si creano vuoti istituzionali per anni, è chiaro che si insidia l'organizzazione criminale che ha il suo welfare della droga. Sapete quanto guadagna un ragazzo per un turno di 8 ore? Guadagna dalle 100 alle 150, un turno di 8 ore al giorno. H24, l'organizzazione criminale, conclude i suoi soldi circa dai 22.000 euro al giorno, 23. Voi immaginate, quando io sono arrivato lì, che c'erano gruppi di 15 persone, poi tu vedi i giovani, i ragazzi, dici: no, non è possibile. E poi cercano di venirti addosso, perché? Perché chiaramente tu stai togliendo il pane, quel pane sporco. E dove poi parli con questi ragazzi e li avvicini e vedi che questi ragazzi non sanno dire due parole in italiano, ho detto: senti, mi fai una cortesia, l'ho fatto apposta, mi scrivi 2 secondi che non ho qui la penna, devo fare una cosa, no? Un ragazzo mi chiedeva aiuto, e ho detto: guarda, io ti faccio andare via da questa piazza di spaccio, vattene in una parrocchia vicina e fammi subito contattare dal sacerdote che ti mando il pulmino
dei ragazzi ti faccio venire a prendere, e lo portavo su un bene confiscato alla mafia dove io ho fondato questa comunità, no? E allora, come dire, quando li vedi e vedi che non, dico, scrivimi un po' la tua storia, e questo non sapeva scrivere, allora tu vedi che la vera arma della libertà è saper leggere e saper scrivere. Diceva Don Milani, se sai, sei, se non sai, sarai di qualcun altro. Infatti io dico a loro, sarai dello spacciatore, dell'andranghetista di turno, della camorra di turno, no? E vedi queste situazioni, no? Allora, è possibile il cambiamento? Sì, bisogna occupare le piazze. Allora io sono andato lì e ho coinvolto le istituzioni per dire, guarda, questi non abbiamo creato uno zoo, questi sono cittadini della Repubblica. E allora abbiamo occupato un locale che loro avevano, questi criminali, e quindi abbiamo creato un'alternativa. È chiaro, qual era l'alternativa lì? Creare una palestra di pugilato sociale. Perché il pugilato? Attraverso lo sport, riscattarli attraverso lo sport. Perché il pugilato fatto in quel territorio era formare i picchiatori, che servono quando devono andare a fare le missioni punitive. E quindi bisognava purificare un territorio. E quindi abbiamo creato una palestra della legalità. Vi faccio vedere qualcosa a volo. Grazie, assessore, sei? Questo è un ragazzo che era assoggettato a loro, e quando noi arrivavamo con le macchine lui scappava, no? Quindi è come dire, mi ricordo, stava vicino a un palo della luce e lui faceva, perché anche fa pugilato, ha fatto kickbox, faceva così. Allora quelli della scorta dice, mi raccomando, dice, Don, mettiti in sicurezza qui. Dico, sì, ma fatemi parlare con il ragazzo, vado avvicinare. Quindi il ragazzo ha chiesto di poter parlare, poi l'abbiamo subito allontanato chiaramente dalla piazza di spaccio, e io la chiamo una pastorale a rimorchio, e quindi ce lo siamo portati via, no? Quindi è chiaro che ci sono uomini, storie che non sono abitate, ci sono ragazzi che non sempre hanno avuto qualcuno che abbia detto alla Don Milani, I care, mi sta a cuore la tua vita. Persone che non hanno mai conosciuto l'amore, la maggior parte di questi che sono nelle organizzazioni criminali, sono poveri, poveri in tutti i sensi, di intelletto. Guarda, la povertà intellettuale è la peggiore, guardate che è la peggiore. E quando ho creato, io per esempio cerco di far leggere, no, il libro di testo, no, uno dei problemi dei ragazzi di oggi che sono un po' tecnolesi, no, come dire, cerco di far leggere, di aiutarli, no, come dire, e diventa difficile, come dire, eppure piano piano abbiamo dovuto fare corsi di italiano per loro, no, e qualcuno invece l'abbiamo aiutato a poter prendere un titolo di studio, perché è così che si spaccano le ossa alle organizzazioni criminali, come dire. Allora io credo che in questa terra di Salento, e concludo, c'è tanto bene, c'è tanto bello, come dire, c'è una grande cultura, ci sono grandi valori, c'è questa terra rossa che è importante, che è la nostra madre terra, ma che grida, come dire, c'è questo grido che va ascoltato, che molto spesso invece non ci sono orecchie che sentono ma che non ascoltano, e che invece bisogna ritornare a creare, mi permetto di dirlo, non è il mio ruolo, è un sistema economico della terra, con i prodotti, con il bestiame, cioè bisogna creare, invece no, tutti aspettano che qualcuno faccia qualcosa per loro. Allora ecco, secondo me la Sacra Corona Unita potrà essere disattivata se qui creiamo realmente prospettive di lavoro. E come direbbe Don Tonino Bello, quando finalmente nessun giovane si può vendere la sua libertà e la sua dignità per un piatto di lenticchia a un politico. Non ci si può vendere per un piatto di lenticchia, perché la libertà è quella sacrosanta che non è ammissibile. Allora dico questo perché... perché nella vita, io m'ho girato, ma se volete vi do un'altra storia di oggi. Bene, si parla tanto, no? Prima citava il comandante della polizia locale, il vostro, che quando va nelle scuole paterne lo vedono bene, quando va già nelle scuole elementari un po' meno, quando arriva alle scuole medie che lo chiamano sbirro. Ma guardate che c'è una certa assuefazione nei nostri territori. Io vi do un paese, Taviano. Ieri vengo avvicinato e mi dicono, ma sai, non è possibile, tu fai tante cose, giri, vai a parlare, noi abbiamo una scritta in paese a caratteri cubitali che c'è scritto così: sbirri infami, voi con le pistole, noi con le mani. Io onestamente dico, no, non ci credo, non è possibile. Ma cioè, se c'è una strada pubblica e illuminata, tra l'altro c'è una scuola e c'è un monumento
di alcuni migranti minatori? E quindi, come dire, e a un certo punto passi da lì. Allora io oggi ho voluto dire, ho chiesto ai miei angeli custodi, che ringrazio, della Polizia di Stato, no, di andare lì. Dico no, io voglio andare di persona, io voglio proprio vedere, perché non, se i miei occhi devono vedere, come dire nel Vangelo, le mie mani devono toccare, mi sono recato lì, ed è vero. Bene, allora, dinanzi, se tutto questo passa che è normale, cioè, attenzione di capire, quando emerge una scritta in un paese, sbirri, ma chi è l'uniforme del comandante della stazione dei carabinieri e l'uniforme della Polizia di Stato? Ma chi sono loro? Ma loro sono genitori, uomini, donne, genitori che hanno i figli più o meno con gli stessi problemi nostri, come tutti, cioè non so, a marziani, come dire. Quindi voglio dire, se si va anche, se in un territorio dove c'è la Repubblica, no, la Costituzione che noi diciamo in tutte le salse, e poi quelle scritte rimangono lì per tanto tempo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che la mia riflessione è, non può passare come un fatto normale, perché se un bambino passa e legge sbirri, infami, allora incominciamo ad educare chi è preposto anche a togliere subito quelle scritte, a neutralizzare quelle scritte dell'immediato. Non deve certamente arrivare un prete, tra l'altro, che sta a Roma, perché si rega, perché vuole vedere, perché forse, dico, fammi vedere se è vero. Allora, questo è un piccolo esempio, no? Ma, come dire, le cose ne abbiamo dette tante. Si direbbe in teologia, manca l'ortoprassi, parola difficile, la concretizzo io. In questo territorio manca la pratica. E la pratica, sapete qual è? La presa di posizione. Tutti vivono un mondo a sé. Tutti siamo interconnessi, ma tutti siamo sempre più soli. Dobbiamo fare rete. La comunità, la piazza. Vi ricordate un tempo la piazza si usciva? No, qui ci sono persone più grandi di me. E come dire, qui erano a mondare gli alberi, incontrava loro. Era un mondo in cui c'era comunicazione. È stata sostituita virtualmente da WhatsApp, no? Come dire, si va. Quindi luoghi deserti. E in questi luoghi deserti, seppur vi posso dire che Gesù Cristo è sempre online, però c'è chi in queste situazioni ha bisogno di creare il vuoto per potersi insediare e per poter creare in alcuni territori, in alcuni paesi, in alcuni luoghi particolari, creare, come dire, del malaffare. Allora, Taurisano, che ha una storia, Taurisano che ha una cultura, Taurisano che si è saputa ribellare, oggi come oggi deve diventare un monito di cittadinanza attiva, di partecipazione sociale, evangelica, culturale. Il mondo della cultura deve scendere in campo, perché solo la cultura e solo la bellezza ci salverà da questa violenza inaudita. Vedete, io sono di Specchia, fratello che uccide fratello, cioè si ripercuote. E la scrittura ritorna, no? E attenzione, le proprietà, cioè ci dobbiamo umanizzare, c'è bisogno di umanità in questi territori, lo dico veramente, la gente è sempre più annoiata, i nostri ragazzi, le baby gang, no? Questi ragazzi che sono figli della noia. Cosa sta succedendo nel tuo Salento? Io mi sto un pochettino allargando, i nostri giovani che magari sono sfiduciati, che non credono più all'amore, che non credono più alla giustizia. No, riappropriamoci, lo dobbiamo fare oggi, come direbbe Don Tonino. La speranza va organizzata attraverso il tuo impegno, il mio impegno, l'impegno di tutti. Diversamente questa terra sarà fagocitata un'altra volta e tutti ne saremo condimenti, perché la storia ci giudicherà. Lo dobbiamo fare per i nostri figli, per i nostri ragazzi. Allora, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. A me e a voi sta la decisione di dire da quale parte stiamo. Grazie. Volevo giocare a calcio, ma evito. Allora, prima di andare via, un attimo. Abbiamo avuto l'accortezza di assistere sino alla fine, adesso aspettiamo un altro paio di minuti in maniera da concludere. Gli applausi sicuramente fanno piacere, la partecipazione pure, naturalmente bisogna passare dalle parole ai fatti, diversamente è come se non avessimo fatto nulla. Io questo lo dico sempre,
parlare non costa nulla, fare costa tantissimo, e se alle parole non seguono i fatti non abbiamo fatto assolutamente nulla. Scusate le ripetizioni, possono anche essere cacofoniche, però questa è la realtà. Solitamente quando ci sono incontri di questa natura con persone che vengono da fuori, anche se sono vicinissime a noi perché fanno parte del nostro territorio, le amministrazioni comunali, in questo caso tramite il sindaco, fanno un dono, fanno dei doni, qualcosa che lasci il segno. Che io francamente ho pensato, dico, che cosa dobbiamo regalare, donare anzi, non mi piace la parola regalo, a me piace la parola dono, e non dico per quale motivo, perché credo che sia facilmente comprensibile. Siccome ci siamo interessati a problemi della comunità, e allora noi dobbiamo imparare che i simboli, da questo punto di vista, sono un elemento essenziale. Se io vedo la bandiera nazionale, non sto vedendo un pezzo di stoffa con tre colori, bianco, rosso e verde, sto vedendo qualcosa che mi rappresenta, qualcosa che fa parte di me e qualcosa alla quale io devo assolutamente rispetto. Lo dico perché ho avuto l'avventura e la sventura di fare il servizio militare, anche in età piuttosto elevata. Quando praticamente venivo messo di notte a fare la guardia alla bandiera, tenendo conto che la bandiera si trovava all'interno dell'appartamento del colonnello e noi la potevamo vedere semplicemente attraverso un oblò, e mi chiedevo, a che serve fare la guardia alla bandiera se la bandiera si trova in un luogo molto più sicuro rispetto al quale mi trovo io? Naturalmente, riflettendo, non c'era neanche bisogno di riflettere più di tanto, mi rendevo conto che era una testimonianza. E il valore della testimonianza è fondamentale. Ecco perché si dice: ognuno deve sentirsi investito, ognuno deve fare la sua parte, diversamente se aspettiamo che siano gli altri, siamo punto e a capo. Ed allora, proprio per evidenziare il valore dei simboli, io mi permetto di donare a voi qualcosa che dal punto di vista venale costa pochissimo, ed è la riproduzione in miniatura, in piccolo, del gonfalone della città di Taurisano. Io non la chiamo città di Taurisano, ovunque vada dico sempre comunità, perché la differenza che esiste fra città, società, collettività e comunità è una differenza enorme. È una differenza che fa riferimento a valori che non sono assolutamente discutibili, che non sono disponibili, sono un bene indisponibile. O li abbiamo o diversamente siamo fuori. Ed allora faccio dono a te. A lei. E a te. Città di Taurisano, mi raccomando, mettetela, diciamo così, nei vostri uffici, nei vostri ambienti, in maniera che si sappia che Taurisano è una realtà, è una comunità che sicuramente aderisce ai valori dei quali abbiamo parlato questa sera, ed avremo modo anche di farlo notare.